快点。
See that over there? Can you move that for me?
knows the true age of these shrines? The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Taro often came with me to care for the shrines. He loved the ancient trees that grow here. I've marked the shrine locations on your map. This leads to the Lantern Cave. A relic must be there. But we'll need something powerful to break through. This leads to the Lantern Cave.
See that over there? The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it with the ancient shrines. Clean the shrines, and the door will open. Right over there. Get that.
Right there. See that over there? Right over there. Right there. Thank you.
Right there. Thank you.
fine snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Go.
connected to the flow of energy beneath the ground.
Can you pick that up? Right over there. Right there. Over there. Over there.
Ciao Wrestling, buonasera. E che si dice a Rivombrosa? Niente, sto un po' a... come si dice? A prendere un po' di dimestichezza col combat system e niente. Credo che ci metterò un po' a finirlo sto gioco perché sicuramente invece è un po' in punto pure perché mi ho rimesso un po' a difficoltà media, mo vedo. Però vabbè, però mi piace. Quindi non so, non so. Spero di non scocciarmi prima del previsto. Però mi vorrei finirlo, insomma. Te che dici? Ho fatto prima. Ho liberato un santuario prima. L'ho fatto. Ora voglio andare a prendere. Ho visto un attimo su come qui ci sta un punto di meditazione. Quindi ora lo voglio andare a trovare. No, qua ci sono stato. Mi pare qua sta. Sì, no, è una chiave di lettura giusta. Mo vedo un po', dai. Il PR mi sarò pure capito come si fa, eh. Salti con questi salti. Sì, comunque lo so che è abbastanza corto, diciamo, relativamente poi insomma sempre la difficoltà con cui lo affronti. Comunque è veramente molto molto carino. Solo se no qua ci sta sto cavolo. Se riuscisse a fare un salto decente, se riuscisse a fare un salto decente come ho fatto prima. E invece no. Comunque ho visto che sono aumentati pure un po' di follower. Chissà se mi followano quando sono offline, boh. Questa cosa che non può saltare. Diciamo che ho gli alert attivi, ce li ho, quindi non mi sembra strano sta cosa. Boh. Eh sì, lo so. Ma guarda tu se riesco a fare sto salto. Corsa, dici? Eh
Oh, preferivo Death Stranding, oh. Preferivo Death Stranding di Scherzo, no. Ah, meno male, ce la sono. No, ma vabbè, che ogni tanto mi impunto pure io, eh. Oh, eccolo qua, finalmente. Alleluia, medita. Un po' di vita, lo scudo pure l'abbiamo aumentato un pochino. Sì, mo mi credo che mi libero un altro santuario, se ci riesco, e poi chiudo. Te che giochi stai a portare? Ho visto, stai giocando a un gioco più... Come si chiama? Non mi viene in mente. Sembra un indie, mi pare che stai portando un indie, se non sbaglio. Sì, ho visto. Oh, vabbè, a parte che poi grosse uscite, mo, tranne questo Kena e Guardiani della Galassia, per quelli che mi interessano, perché poi ci sta pure Last Judgment, però è troppo lungo quello, che a me piace molto, come gameplay. Questo sta qua. Quale è facile lineare? Last Judgment. Sì, dipende, pure lì torniamo sempre al solito discorso. Puoi trovare difficile Kena e facile, cioè difficile, scusami, Lost Judgment e facile Kena, dipende sempre poi da che tipo di abilità hai, perché quello è una specie di, poi, di picchiaduro. Le basi sono come se fosse un picchiaduro, almeno Lost Judgment. È bello, a me piace pure parecchio, perché è bello violento i combattimenti, la storia poi comunque è figa, solo che ti porta via un numero di ore troppo impegnativo, perché poi le secondarie per forza di cose te le devi mettere a fa'. È inutile che... Ah, poi penso che comunque mo su Game Pass ci sono pure Just Cause, quei giochi proprio rilassanti da fare. Finito questo, credo che mi vorrei buttare un po' su quello, in attesa che poi esca I Guardiani della Galassia. E poi che ci sta? E poi grosse uscite, non... Halo, ma non ce ne stanno poi tanto, eh? Fine 2021. Può essere mi sfugge qualcosa, ma non mi ricordo. L'albero di Dio, santuario della pesca. Che questo qua, io non capisco che cavolo fa qua. Io qui che devo fa?
Questo per caso li devo fare a tempo? Ah, e che dovrei fare? Sì, ah, ok, infatti mi era venuta in mente questa cosa. Che dovrei fare, cioè, prima che finisci il tempo? Ah, ho capito. Prima li devo comunque tutti. Ah no, prima mi sa che devo fare questo. In ordine mi sa cronologico. Ah, è qua. Mortacci vostra. Ah, ma mo che... Ah, quindi non ho fatto un cavolo praticamente. L'ordine delle candele? Prima maschera volpe, due usala sulle candele. E quindi qua che devo fare, scusa. Mamma mia, la settimana enigmistica. No, scherzo. Dove... Allora, 1. Questo è l'ordine che ho fatto prima, giusto? O no? No, vabbè, cioè, quale li devo colpire? Questo qua primo. Il primo. Mo non ho il telefono, cioè. Prova a mandarmi, lo leggo, dai. Prova a mandarmi i messaggi. Questo qui praticamente. Il rumore delle candele. Ah, ho capito, mi si aspetta. Forse il contrario devo fa provo a fare, vediamo un po'.
Da qui. L'ho aperta. Sono fermato, eh. Madonna mia, è un po' una bastardata. Forse ho capito, aspetta. Prima è questa, mi hai detto, no? Poi mi sa è questa. Poi mi sa è questa qui. E poi questa. No, vai, dimmelo da così, dai, questa qui prima questa. Io ti indico con la freccia, poi mi dici questa qua è. Ah, la prima è questa qua, quindi. Ah, quest'altra, ok, questa qua. Ok. Poi. Scusa, questa allora se di. Ah, questa è la terza. Ok, questa è la terza, l'ho memorizzata. Allora, la prima qual è? Ah, ok. Però aspetta, non ho sbagliato l'ordine. Ok. Prima. No, oh, questa è la prima. La seconda è questa? Penso di sì. No. Sì, no. Lo so, è un po' un piccioso il telefono, allora. Beh, di qua, di sulla chat, scrivi. Qui su Twitch.
children in Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu. The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. Its roots run deep, connecting it. Clean the shrines, and the door will open.
Sì, questo lo so, ecco. Praticamente mi manca solo un santuario, teoricamente. Quello là praticamente. Il problema è arrivarci. Sì, ho capito. Qui praticamente.
Ah, ok, ci sta da quest'altra parte, c'è. C'è praticamente una. Sì, ok, no, sì, questo l'ho capito, sì. Invece di andare dritto, ti giri. Ah, eccolo qua. Ok, ci siamo riusciti. Un po' di Uncharted qua, ma lo sgancio. No, che coglione che sono stato. Vabbè, mi sono ripartito qua, spero. Un'altra volta. Qua che. Ah, devo arrampicarmi qua. Ok.
Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Ce l'abbiamo fatta, va. Con un po' di difficoltà, come al solito. Siamo riusciti ad andare avanti. Comunque, grazie per l'enigma prima, Restrain. Infatti, sei pure moderatore, non per niente, ecco. Del canale. Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's a... Va bene, buon film. Che ti vedi? Che film ti vedi? Va bene, va bene. Grazie, stavo dicendo, per l'enigma, per la soluzione dell'enigma. Stasera c'era pure Coleandro, tra parentesi, una serie che mi piace particolarmente sulla Rai, però mi sono messo a giocare. E vabbè, grazie. Comunque sono adesso li ho liberati tutti qua i santuari, penso che devo proseguire con la storia. A domani se ci sei, che tanto sicuramente continuo Kena. Ciao Restrin. Dai a te, bella, bella per te. Ciao. Perché non afferra la sporgenza questa?
Cioè, sto gioco, no? Bello, cioè, non mi fa afferrare la sporgenza qua. Cioè, solo in un senso. Thank you.
This leads to the Lantern Cave. Melting snow from the mountain shrine feet.